Un cordiale saluto a tutti voi telespettatori. Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno con Camminiamo insieme, giornale interparrocchiale di Cadola, Col di Cugnan, Quantin, le tre parrocchie che vivono l'esperienza cristiana insieme, rappresentate dalle facciate delle tre chiese parrocchiali. Il parroco don Giuseppe De Biasio, nella riflessione, invita eh, le persone delle tre comunità avanti con speranza. Ecco questa ripresa dopo i due anni difficili che tutti abbiamo vissuto. Dice: Adesso chiamano a continuare quello che è l'amore per i nostri paesi, amore che si manifesta in una collaborazione concreta e fattiva perché. Se noi ci aspettiamo qualcosa dagli altri, anche gli altri si aspettano qualcosa da noi. Sottolinea come questo impegno coinvolga anche eh, le comunità parrocchiali che eh, hanno bisogno di questo contributo, di questa presenza, eh, la chiama una goccia nel, nel mare, però eh, ognuno è una goccia e contribuisce a questa grande realtà che è la comunità parrocchiale. Eh, la foto di prima di copertina, i bambini delle nostre tre parrocchie hanno ricevuto quest'anno il battesimo, sono segno, fonte di speranza, è un richiamo che viene messo nelle chiese per ricordare questi eventi. Il cammino che ha portato alla battificazione di Papa Luciani, che questo giornale lo riporta, viene dato conto anche di una cronaca ormai ben conosciuta. Eh, della domenica vissuta a Roma, il, lo scorso 4 settembre, giorno della beatificazione. Breve resoconto dal gruppo Insieme ai Sipò di Quantin: continua eh, la vita di questo gruppo eh, con l'atteggiamento di attenzione agli altri, la tassa mensile che viene versata oltre a offerte che poi vengono donate dove c'è bisogno. Dieci anni la carità Saponte in risposta ai tanti bisogni. A Polpeto il primo e terzo sabato del mese, la distribuzione della spesa solidala, solidale raccolta in diversi punti delle comunità, sia in parrocchia che in negozi di alimentari, eh, sia ricevuti dal Banco Alimentare. Sono 28 famiglie attualmente, dice il redattore, che ricevono questo aiuto mensile: 20 italiani e 8 stranieri. Eh, dieci anni anche eh, l'impegno di questo eh, centro di riferimento. C'è poi una nuova realtà: il centro d'ascolto per la zona di Ponte nelle Alpi Al Pago. Una volta alla settimana le persone si possono rivolgere per manifestare le loro difficoltà, i loro bisogni le loro esigenze. Il giornale eh, riprende poi una carellata delle eh, celebrazioni che segnano una ventina di paesi che formano le tre parrocchie, la vecchia eh, Pieve di Cadola, Pieve di Frusseda, eh, parte da San Marco ad Alciè il 25 aprile, Madonna Asiliatrice ai Mazzucchi, Sant'Antonio eh, celebrato con, una, con la partecipazione alla, a Padova al um, pellegrinaggio diocesano, anche a Vic è stato celebrato Sant'Antonio, San Pietro a Reveane. C'è poi un'iniziativa a sostegno di Savannah, una bambina bisognosa, ragazzina bisognosa di aiuto per una difficile cura che doveva sostenere in America e poi è arrivata dei nostri paesi per ringraziare. L'iniziativa 25 luglio su Passi di San Giacomo, tra le frazioni Oltre Rai, la diciottesima edizione, la documentazione della partenza e poi dell'arrivo a Soccer dopo il Grande Giro. Viene dato conto dell'esperienza del Cammino di Santiago vissuto nel 2019 da Italo Rualta di Polpet che in suo articolo rappresenta il significato di questa esperienza, la storia di 870 km e l'arrivo fino a Finisterre. 100 km dopo San Giacomo di Compostella. Ad agosto la Madonna del Carmine, ecco questa è una eh, realtà interessante, eh, quando l'atmosfera è limpida, a tre quarti del dolada verso la cima si vede una luce, è la luce di questa grotta chiamata Madonna del Carmine, voluta dai paesani, soprattutto di Casan e Socchere Paiane. San Lorenzo ai Paradisi, raduno estivo degli Alpini come sempre, frequentato, Santo Augusto a Casan, San Michele a Lastra, e come sempre una grande attività celebrativa dei patroni delle chiese e delle comunità, Angeli Custodi, patroni della parrocchia di Quantin, e a Cadola, in ottobre, festa patronale della Madonna del Rosario, con l'inizio del catechismo, la processione con la statua della Madonna, molto partecipata anche per l'inizio, del Catechismo. Donatori di sangue di Col di Cugnan ringraziano dopo 46 anni eh, di servizio Don eh, Giulio Giacobbi che ha preso in mano, eh, che ha partecipato all'associazione subito dopo Don Alfredo Murrer eh, quando Don Giulio è arrivato parroco di Col di Cugnan. La celebrazione dei sacramenti documentata da fotografie che rappresentano i protagonisti dell'esperienza. L'iniziativa di Passo Cereda, molto partecipata, come si vede dalla foto, il Grest, e poi la documentazione dei matrimoni, degli anniversari di matrimonio, figure conosciute apprezzate. Eh, la pagina dell'organo dei Coi di Pera, un'associazione un sempre viva, per anche. Per dare il segno di vitalità di questa realtà presente nella chiesa di Col di Cugnan premiato a Belluno Giovanni Vielvoce Sportiva della Provincia di Belluno, la vittoria del gruppo sportivo Quantin alle 24 ore di San Martino lo scorso 8-9 ottobre. Ecco, Una documentazione molto ricca di questo giornale. Camminiamo insieme, giornale interparrocchiale di Cadola Col di Cugnan e Quantin passiamo all'unione. Artigiana, periodico della Confartigianato Imprese Belluno, eh, da conto in prima di copertina di una iniziativa tenuta a Roma, Matchpoint, due giorni di approfondimento a Roma e eh, Confartigianato si conferma bussola per guidare le medie e piccole industrie nel mondo nuovo, una problematica specifica di questa realtà. Eh, la riflessione della Presidente Claudia Scarzanella, obiettivo bene comune superi le divisioni politiche, è un auspicio che la Presidente rivolge anche ai suoi eh, associati perché ci sia questa ricerca eh, del bene comune al di là delle impostazioni eh, individuali o di parte. Volete sempre più asfissianti una riflessione? di Michele Basso, il direttore di Partigianato, eh, siamo, eh, siamo al fianco di imprese e famiglie per superare anche questo momento difficile. Volete energetica alle stelle? Un artigiano su dieci teme la chiusura, riflessioni e eh, attenzioni che sentiamo molto spesso anche nella stampa eh, nazionale. Viene poi eh, sottolineato l'obiettivo ridurre i consumi e poi la ricerca dei comportamenti virtuosi nell'utilizzo dell'energia elettrica e nel eh, riscaldamento proprio per eh, dare anche eh, un aiuto al superamento di questa crisi eh, dei prezzi veramente impegnativa. Piano energetico regionale, accordo con eh, ricerca del sistema energetico SPA, eh, azioni che aiutano le mh, attività energia gratuita dagli impianti idroelettrici, la nuova legge regionale porterà circa 6 milioni di euro nel belunese, serviranno inizialmente per case di riposo e famiglie a reddito basso. Ecco, sì, nella nostra provincia si produce energia elettrica, è giusto che qualche vantaggio ne derivi anche alle nostre comunità, soprattutto nelle situazioni di più bisogno e di difficoltà. Avremmo tentato tutte le strade possibili perché dallo sfruttamento idroelettrico restasse qualcosa a cittadine e imprese bellunesi. Speriamo che si realizzi. Campagna straordinaria Caro care energie, eh, due e mezzo milioni di euro per aiutare a pagare le bollette, siamo sempre nel solito tema. Eh, una pagina di pubblicità che vale la pena di sottolineare, la prossima mostra internazionale del gelato artigianale, uno degli appuntamenti più significativi dell'impegno fieristico di Longarone che interessa eh, tutta la provincia e non solo. Costi insostenibili per l'energia, viene fatta un'analisi, la pagina riprende eh, la, la prima di copertina, con Fartigenato si conferma la bussola per guidare le medie e le piccole imprese nel mondo nuovo, vengono date delle indicazioni. Cambio. Alla scuola e alla Cassa Edile Massimo Riva, nuovo presidente, ecco viene presentato eh, il responsabile di questa attività e l'augurio di buon lavoro da parte di tutta la giunta di Confartigianato. Auguri di buon lavoro al nuovo governo e c'è un virgolettato, attenzione alla montagna, che viene chiesta in modo particolare. Crescita personale oltre al lavoro quotidiano, la formazione eh, per i pensionati. Eh, sono stati donati 4.500 euro all'Associazione Cucchini, l'Associazione Manomica e Vita Senza Dolore, ecco, un'attenzione a chi segue categorie molto, molto fragili, e poi la eh, documentazione di eh, leggi e indicazioni precise che possono aiutare gli associati a confartigianato. Ecco, abbiamo visto Unione Artigiana... Fartigianato Imprese di Belluno. Passiamo a eh, Proloco Bellunesi, notiziario trimestrale del Comitato eh, Proloco Umpli di Belluno. Eh, un tema sollevato in prima di copertina molto significativo e importante. Grandi e piccoli eventi servono distinzioni possono valere per piccole feste locali le stesse regole di grandi concerti. Ecco, abbiamo letto anche sulla stampa locale di manifestazioni di un certo rilievo, eh, di una tradizione culturale significativa e anche attesa, che hanno dovuto arrendersi a una difficoltà burocratica di, di osservanza di regole e di normative, eh, per cui la, la domanda posta dell'articolista è significativa. Non si può chiedere per i grandi concerti le giuste normative di sicurezza, che comunque a certi livelli ci devono essere anche nelle nostre attività, nelle nostre sagre, però una distinzione, dice l'articolista, dovrebbe esserci. Spettacoli, spettacoli di mistero 2022, manifestazioni che si sono celebrate in ottobre e si stanno concludendo eh, il tema quest'anno dell'acqua, l'evento provinciale sarà dedicato al legame inscindibile tra Belluno e l'acqua. Le città e l'intera provincia sorgono infatti lungo le rive del Piave, soprattutto ecco, viene dato un richiamo anche a quella che è la realtà del Satter del Piave, eh, questa realtà che con le zattere Partiva da Perarolo e facendo tappa a Borgo Piave arrivava poi lungo tutto il Piave arrivava a Venezia. Ancora eh, una risposta a esigenze: l'olio esausto e pagamenti elettronici, nuove convenzioni con l'UMPLI, cioè si sta cercando di dare aiuto a realizzare queste normative. Eh, un altro impegno. Sagra di qualità 2022, l'Unione a Proloco continua a valorizzare l'eccellenza delle sagre italiane e quindi anche le nostre sagre si possono presentare e ottenere questa qualifica. Un documento inedito su Papa Luciani, anche questo giornale dedica attenzione ancora a questa realtà del nuovo Beato e poi abbiamo l'Assemblea regionale Proloco Veneta e Sandrigo di cui viene dato conto. Quindi il giornale passa a presentare alcune attività organizzate dalle proloco locali a Canale d'Agordo, a Lamon, a Soransen, a Pieve di Cadore, a Longarone, ecco dove le proloco sono attive e servono le comunità dove si trova l'associazione, viene dato anche un elenco di fine, eh, di fine novembre e di dicembre per creare questi appuntamenti e dare notizia di questi eventi. Abbiamo visto Proloco Bellunesi, notiziario trimestrale del comitato Proloco Umpli di Belluno. Con questo. Si chiude la nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno. Auguriamo a tutti i telespettatori buona continuazione con i programmi di Telebelluno.